forte legame con l'Abruzzo, sguardo rivolto ad Oriente, nella consapevolezza di poter crescere e competere ad altissimi livelli, ripulire il sistema con esempi puri e di trasparenza. Lavini Fantini, Nippo De Rosa, si è presentata col petto in fuori oggi ad Ortona nella splendida cornice del Teatro Tosti. Squadra giovane tosta, primo esempio di sinergia italiana e giapponese, che prenderà parte a competizioni di alto livello e in tutto il mondo, dalla Egeglia alla Tirreno Adriatico, alla Milano-Sanremo, al Giro d'Italia con la Wild Card, al Tour di Giappone e tanto altro. Totalizzante la partecipazione in occasione della caduta dei veli della squadra abruzzese, dal governatore D'Alfonso al commissario tecnico Davide Cassani, a tutti coloro che hanno il ciclismo nel cuore. Eccezionale la presenza di Vincenzo Nibali, uno dei 6 ciclisti al mondo, il secondo italiano dopo Felice Gimondi, ad aver conquistato almeno un'edizione di tutti i 3 grandi giri, avendo vinto la Vuelta, il Giro d'Italia e il Tour de France. Suo fratello Antonio corre proprio per Lavini Fantini. Il general manager Francesco Pelosi propone ciò che nessuna squadra ha fatto finora: un calcio al doping e ad ogni sospetto, con i valori ematici dei ciclisti online sul sito del team. Qualsiasi persona potrà andare sul sito della squadra, loggarsi, cioè lasciarci nome, cognome, email, giusto per capire chi viene a visitare il nostro sito, e consultare tutte le volte che sono state fatte le analisi ai nostri atleti e vedere quali sono stati i valori riportati nel loro passaporto biologico. Saremo la prima squadra al mondo a farlo. Abruzzesissimo il direttore sportivo, non ha bisogno di presentazione, Stefano Giuliani. La squadra è un mix di giovani promesse, ciclisti più stagionati e un capitano che porta il nome di Damiano Cunego, 33 anni, vincitore del Giro d'Italia nel 2004, una vita alla Lampre, ora a caccia di altre emozioni. Dopo 9 anni di militanza sempre nella stessa squadra, dove comunque ho vinto molto, ho avuto delle bellissime giornate di ciclismo e non solo, anche giornate difficili, perché no, un atleta, una carriera succede di tutto. Avevo anche bisogno di, come si dice, cambiare aria, nuovi stimoli, perché in questi ultimi 2 anni sono stati nella mia carriera un po' i più difficili. Ho fatto un po' più fatica del solito e comunque mi si è presentata questa opportunità. Vini Fantini Nippo, mi è stato presentato il progetto fin da subito e devo dire che mi è piaciuto, e quindi ho fatto le mie scelte, ho accettato, adesso stiamo iniziando, è una squadra giovane, mi hanno sicuramente preso per essere comunque presenti a gare importanti, ma anche portare la mia esperienza agli atleti più giovani che prima avete presentato, e quindi io sono molto onorato, anche perché fin da subito mi hanno accolto molto molto bene, questo mi fa molto piacere.